Un'escursione in mare per un'esperienza indimenticabile e volta all'inclusione sociale. Una frizzante ciurma farà vivere la barcavela in tutta allegria tra onde, bagni, timone, rande e fiocco. Uno scambio di emozioni con i ragazzi affetti dalla sindrome di Williams o altre disabilità, che prevede anche un aperitivo e momenti di spensieratezza fino al tramonto con amici speciali. Si conferma anche quest'anno l'iniziativa denominata Sali a bordo con noi è dedicata a fanesi e turisti. Ad organizzarla è l'associazione Genitori Sindrome di Williams Onlus, che è proprietaria di Sassicaia, la barcavela di quasi 9 metri di lunghezza attraccata alla Marina dei Cesari, che è abilitata ad ospitare un massimo di 7 persone. Nicola, che ormai è di casa, poi quest'anno si è aggiunto anche il nostro amico Itri Stefano, che ci dà una mano nelle uscite in mare. Poi abbiamo Michela di Curiositalia, che è una nuova partner dell'associazione, che ci aiuta a far divulgare questo progetto insieme alla sua socia Giulia. E poi, come sempre tutti gli anni, siamo supportati anche dal Marine dei Cesari. Qui c'è la signora Maura Garofoli, in rappresentanza del Marina. L'iniziativa, spiega Andrea, proseguirà fino al 30 settembre, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20, sempre previa richiesta, contattando questi numeri di telefono. Con questo noi vogliamo far avvicinare la gente e far capire che il mondo della disabilità non è più come un mondo del 1800. Oggi la disabilità è tutt'altro. I ragazzi sono molto ben strutturati, possono entrare benissimo nel mondo lavorativo di oggi, nel mondo sociale di oggi. Nicola l'anno scorso ha fatto un film, Nico e Nico, ha partecipato al primo appuntamento sul programma di Real Time per 2 edizioni, e lì ha trovato anche la ragazza, l'amorosa. Quindi questo sta a dimostrare che questi ragazzi, se seguiti, se stimolati, se indirizzati, possono fare molte 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 cose. Noi lo vogliamo dimostrare ancora una volta con questo progetto. E per promuoverlo ancora di più, quest'anno è stato coinvolto un tour operator che divulgherà l'iniziativa nelle strutture ricettive della provincia pesarese. Nicola, questo è il terzo anno consecutivo. Che cosa hai imparato intanto dall'esperienza? Nell'esperienza ho imparato a timonare la barca, aiutare mio padre con le cime e tutto, e dopo aiutare anche a metterla dentro il posto, l'immergiare, e poi dopo devi stare in equilibrio. Siete pronti a ripartire? Sì, pronti a ripartire, sì. Come tipo la ciurma dei pirati, oppure come i pirati dei Caraibi, è uguale.